Buonasera. Signor Paolo. Prezioso Antonio. Signor Giuseppe. Tuccia Luigi. Giannacone Antonio. E a sé. Landi Domenico. Aquino Valentina. Musto Dimitri. Barbarisi Raffaele. Pascarosa Flavio. Pascia Federico. Sciuscia Fabiola. Moschella Vincenzo. De Mauro Massimiliano. Parziale Gianna. Struolo Massimiliano. Annunziata. Presente. Il cuore è bravo. Più.
e deve essere poi, voglio dire, avrà le sue, insomma, sarà meglio queste situazioni, però a livello di consiglio comunale noi credo che dovremmo avere almeno sollecitare il sindaco a valutare l'opportunità, insomma, di eventualmente ritirare delle idee, perché cioè, voglio dire, il consiglio comunale rappresenta, non è una questione di moralismo, è una questione proprio di pulizia, di comportamenti, che insomma io credo che vadano rispettati. E anche nella fase transitoria, insomma, io credo fino a che certe situazioni non vengono fatte, anche perché mi permetto di dirlo, perché per la verità non ho sentito nemmeno da parte del consigliere Barbarisi un cemento, insomma, questo è il punto. Fino a che io se avessimo ascoltato anche l'altra parte, ripeto, e l'altra parte io però non voglio la risposta sulla stampa, quella mi interessa relativamente, perché quelle sono chiacchiere, ecco, in alcune situazioni. Noi dobbiamo avere una risposta istituzionale, un chiarimento e una risposta istituzionale, non nel merito della questione, ma per capire anche come poi uno si deve relazionare al ruolo che sta svolgendo. Grazie. Posso che, come no, non mi cosa sempre breve, se è lo stesso argomento. No, perché io no, al limite avrei detto più di una cosa, per carità, non soltanto questa. Nel senso che preliminarmente volevo innanzitutto dire al sindaco, che lo posso dire solo qua, in quanto presidente del consiglio comunale, che un consiglio comunale importante, nel quale si trattano argomenti importanti, argomenti relativi al bilancio o la più importante relazione che questa città abbia mai fatto, non possono essere gestiti e preparati così come è stato preparato questo consiglio. Noi abbiamo avuto la possibilità di visionare gli atti alle ore 15 di ieri e neanche tutti, parecchi li stiamo vedendo stamattina. Io invito i presenti, che qui c'è il pubblico che lo conoscete, a guardare soltanto la voluminosità del pallone relativo agli atti del consiglio e capire se un consigliere comunale il consiglio ad argomentare su questioni importanti, leggendo poche ore prima atti che è vero che la legge consente di depositare un dibattito prima, ma sono atti che voi avevate da tempo, perché la convenzione per quanto riguarda i rifiuti è, ci chiamate a prenderne atto, ma la dovete da aprire. Le sentenze non sono arrivate tutte quante il 29, dobbiamo riconoscere il 30, ci stavano. Io ho confesso che non sono riuscito proprio a leggere, e su alcuni punti credo che non riusciremo a partecipare proprio alla votazione, perché non siamo in grado di fornirvi nessun contributo né di formulare il voto positivo o negativo. Per quanto riguarda quindi questo problema, io vorrei ricordare che va integrata, va strutturata, questo termine, il professor Basata nella Commissione Affari Istituzionali, perché forse sarebbe arrivato il momento di riunire questa predetta Commissione Affari Istituzionali e tentare di decidere di apportare delle modifiche che possono far funzionare meglio questo consiglio. Non ho capito se le interrogazioni che voi pure avevamo chiesto venerdì di aggiungere all'ordine del giorno sono state aggiunte o meno, questo ce lo direte, se ci fate sapere se possiamo. Come? Non so, non è arrivata la comunicazione, noi però abbiamo fatto richiesta di venerdì, ci fate sapere se in questa sede possiamo o meno presentare interrogazioni, anche se al limite non dovessimo ricevere risposte alle vecchie. Per quanto riguarda la questione del consigliere Barbarisi, è d'obbligo chiaramente che anche noi spendiamo una parola, perché sì, sicuramente si è trattato di un scivolone, di una ragazzata, di una cosa che è andata probabilmente oltre quelle che erano le intenzioni, però si è verificato. Il fatto che l'abbia fatto il consigliere comunale, abbiamo modo di vedere, è abbastanza grave. Oltretutto, bello, tu rappresenti il comune con delega alla cultura, quindi dovresti andare nelle scuole, e francamente io non credo che in questo momento tu possa rappresentare nel migliore dei modi
migliore dei modi, la città di Arevalo, che si rappresenta la città di Arevalo, non soltanto chi ha votato. E volevo soltanto dire che ho saputo per la verità stamattina, che non mi sta intellettuale, voglio dire che anche se il nuovo posto un po' maldestro, tu avevi tentato di ricomporre, ma il tentativo evidentemente non è andato a buon fine, però insomma voglio dire la cosa migliore sarebbe stata quella di fare delle scuse dalla stampa o magari di farlo in questa sede, nella quale noi per il momento non possiamo esprimere solidarietà alle persone oggetto, ripeto, critiche abbastanza urgenti, che però non dovevano bene. Poi il tuo parere è un diritto, tu puoi pensare come quello che vuoi, ci mancava la firma. Ci fosse stata quella, sarebbe stato il mio modo di vedere, tutto legittimo. Credo anch'io che forse sarebbe stato opportuno, non che il sindaco ci dirasse le deleghe, ma che il consigliere stesso prendesse la decisione di questo tipo, in mancanza, ripeto, di una culpa che potrebbe arrivare anche qui questa sera, nell'eventualità in cui il consigliere Zazzas chiedesse scusa a tutti coloro i quali sono stati oggetto di queste critiche, potremmo anche rivedere la nostra posizione, se questo si vede. Mi associo agli auguri al consigliere Iannacoli, al consigliere Tuccia, candidati al consiglio provinciale, e naturalmente al nostro candidato, che sono fatto qualcosa insieme a fare, il nostro consigliere la sera della speranza di io che sono arrivato, io sono massimo due componenti del consiglio provinciale, più di una volta, la speranza è stata della ragionevole speranza di poter stabilire un record per il tempo che si è andato nell'amministrazione provinciale. Quando riguarda quello che ha detto il consigliere Del Mauro, inerente al tempo che si ha per decisionare gli atti, io sono stato fino a mezzogiorno, gli atti non c'erano, mi sono detto che dopo sono arrivati all'allontanato, ma siete voi qui, per la verità io già ho parlato con il sindaco. Noi qui si prese un impegno che avremmo messo in atto 3 giorni prima. Mi ha detto che è un caso eccezionale questo fatto, e non è solamente questa volta, che sta facendo così. E 3 giorni prima non ci sono mai stati. E io ho chiesto anche se 24 ore prima, sono 24 ore che non possiamo guardare gli atti, proprio materialmente se possiamo guardare i giornali. E si dice che dovremmo stare anche no. Siccome hanno pensato, e dovremmo mettere loro un metodo, è impossibile continuare così, perché gli altri non si riescono a far vedere, io sono stato per la ventilazione di tre esempi, e poi non posso farlo per vedere, va bene. Per quanto riguarda il consigliere della tradizione, vedo che certamente è un fatto brutto, non ci condena la parte valdese, il consigliere Barbaresi che conosce, che è una persona, per me è una persona nuova, ha sembrato un po' strano, ma tutti quanti possono fare degli errori. Però quando riguarda poi io penso io le deleghe, certamente c'è stato un errore, comunque c'è stato uno sbaglio che non si doveva fare, questo è sempre va detto. Ma quando riguarda le deleghe, io credo che questo spetta la sensibilità del consigliere Barbaresi. Certamente noi non possiamo dire niente, perché certamente una cosa non lo so, è successo tra amici che non doveva succedere, ma non ci vedo con molte altre cose. Questo è il mio. Grazie. Io parola di troppo, di una parola
semplicemente dovuto a quella passione che uno come me ci mette nell'attività amministrativa, sacrificando ovviamente anche il proprio tempo, i propri interessi, i propri affetti, la propria famiglia, quindi, e quando poi, come dire, si ritrova ad essere in un qualche modo vittima anche di un fuoco che poteva anche essere controllato, chiaramente succede che si può andare oltre. Detto ciò, non c'è altro chiarimento da fornire, chiedo naturalmente scusa alle persone coinvolte, a tutte le persone coinvolte, le famiglie, e spero che la vicenda si possa chiudere qui. Grazie. Volevo anche fare un appello a questo punto, vedo la presenza di
finalmente ha creato commenti che sicuramente non portano serenità alla nostra piccola comunità. Quindi è un invito, spero insomma sia raccolto, anche perché credo che creare poi dei forum, che forse quello è veramente lo scopo dei due venditori, che si potrebbero creare dei forum in cui ognuno di noi come consiglieri o come liberi cittadini può dare insomma il proprio contributo, noi conoscendo alcune cose dell'amministrazione, i cittadini sottoponendo istanze che riguardano chiaramente la comunità, e quindi questi forum potrebbero diventare veramente un momento di confronto sicuramente opportuno per la nostra cittadina. Venendo poi alle questioni che sono state sollevate dal consigliere Del Mauro, ma anche dal consigliere Bascia, in questo consiglio comunale è stato preso un impegno da parte nostra di mettere a disposizione dei consiglieri le carte del consiglio, i documenti del consiglio, con un po' di anticipo rispetto alle 24 ore previste, lo ricordiamo, dal regolamento. C'è anche da dire che purtroppo non sempre, caro Federico, gli uffici riescono, ma per motivi oggettivi, a predisporre, diciamo, un'istruttoria completa, e devo anche dire che voglio approfittare subito della presenza del dottore De Giuseppe di Valle di Annacone, che dobbiamo dare atto che volontariamente l'ufficio finanze lunedì pomeriggio, non era un orario di pomeriggio di rientro, di apertura al pubblico, sono stati qui non solo per mettere i consiglieri nelle condizioni di visionare gli altri, ma addirittura per illustrare loro, insomma, se avessero avuto dei dubbi, dare loro delle opportune delucidazioni. Quindi li voglio ringraziare pubblicamente a testimonianza del fatto che, insomma, quando si può, siamo in piena della disponibilità per consentire che l'esercizio del diritto di controllo avvenga nel modo più completo possibile. Sono stato anche io in minoranza, anche io ho avvertito questa esigenza, però mi rendo conto che soprattutto quando si tratta di consigli comunali complessi, la materia del bilancio, insomma, l'istruttoria deve essere approfondita in un certo modo. Per quanto riguarda la richiesta che era stata fatta di inserimento all'ordine del giorno delle interrogazioni, c'era stata anche una richiesta dell'assessore Aquino relativamente al regolamento sul forum giovanile. I capigruppo hanno tenuto anche settimana scorsa una riunione, una conferenza, e proprio perché c'era stato un'istruttoria molto impegnativa sul bilancio e abbiamo ritenuto opportuno di non intasare ulteriormente gli uffici, quindi dico all'assessore Aquino, dico al gruppo del PDL di osservare un po' di pazienza e nel prossimo consiglio comunale, che comunque terremo a breve su una serie di regolamenti, questi aspetti saranno posti immediatamente all'ordine del giorno. Per la modifica del regolamento Massimiliano, noi abbiamo una commissione affari istituzionali che oggi vede come presidente Massimiliano Sturlo, quindi è lui venuto a convocarla. Approvazione per le sedute precedenti. Ci riferiamo
seduta alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 17 del 15 luglio, alla numero 18 di pari data, alla numero 19 sempre del 15 luglio, alla numero 20 pari data, 21 pari data. Chi è favorevole, se non ci sono interventi sul punto, chi è favorevole? Preso conto di tutto degli interventi della discussione, perché io, ripeto, più guardando velocemente, però ho trovato la dichiarazione di voto sì, però tutto sta, ci stanno, non ci stanno, stanno insieme, non ci stanno, non mi sono passato, cioè, ci sta, possiamo quindi procedere a votazione se non ci sono altri interventi. Chi è favorevole quindi all'approvazione dei verbali di sedute precedenti come da me elencati? Direi oltretutto non si sarebbe soltanto una data di legge, non sarebbe dovuto entrare più.
principio vedere qualcosa di che si trattava. Non siamo nella condizione, qualche giorno prima, siccome le sentenze non penso che sono arrivate il 30 mattina, o sarà di voi il 29, erano note da tempo, avessimo potuto leggere prima, soprattutto dovevamo dare un voto quale che sia, favorevole o contrario, adesso non siamo proprio nelle condizioni, quindi non partecipiamo alla condizione che ci considerate assenti, anche se fisicamente non ce la può dare. Siamo quasi giunti al capolinea.
Non si è mai